Eugenio Madeo, una proroga di 15 anni per i balneari italiani. La Calabria è l'unica regione d'Italia che forse può vantare di avere una lunghezza delle proprie coste che giustamente deve essere tutelata, salvaguardata. Quindi, come facciamo? Nonostante ci sia questa proroga di 15 anni, comunque i problemi non mancheranno. Certo, intanto c'è da dire che, come ha fatto lei, gli stabilimenti balneari in Calabria svolgono un ruolo importantissimo per quanto riguarda proprio il turismo balneare, per la lunghezza delle nostre coste, anche perché la presenza di questi stabilimenti riesce a garantire servizi essenziali, ma anche sicurezza. E tutta una serie di altre attività che sono fondamentali proprio per lo sviluppo del turismo. Il fatto che ci sia stata una proroga di 15 anni, tenete presente che stava per scadere già la precedente proroga, è un fatto importante perché impedisce che vada in vigore immediatamente la Bolkestein e quindi si vada a legare per quanto riguarda le concessioni. E c'è un altro provvedimento pure importante, che è quello cioè di consentire agli stabilimenti balneari stagionali di poter mantenere le strutture montate fino al 31 dicembre 2020. Naturalmente c'è un impegno che deve rispettare il governo che è di questa natura, per evitare proprio che possa intervenire poi la Corte di Giustizia europea. E di nuovo mettere sotto osservazione l'Italia e prendere provvedimenti proprio perché in contrasto con la Bolkestein. Per evitare tutto questo, che ci sia una procedura di infrazione a livello europeo, occorre, così come ha scritto il governo nel suo provvedimento, entro 4 mesi fare una nuova legge, dare degli indirizzi molto precisi e questo vale sia per gli stabilimenti balneari che hanno avuto la destagionalizzazione e vale pure per gli stabilimenti balneari che ancora questa destagionalizzazione hanno ottenuta. Quindi sono importanti le norme che saranno fatte. C'è da dire che noi abbiamo fatto già un'esperienza, per esempio, nel comune di San Nicolo d'Arcella, perché le destagionalizzazioni già ci sono state per coloro che ne hanno fatto richiesta, ma so che ci sono pure altri stabilimenti che vorrebbero poter usufruire di questa possibilità. E quindi potranno mantenere in piedi queste strutture, però bisognerà stare attenti il prossimo anno, quando cioè si rimonteranno di nuovo questi stabilimenti, perché in questo caso, poiché le strutture stanno per l'intero anno, bisogna per esempio rispettare alcune distanze dalla battigia, evitare che si creino barriere, ci sono cioè una serie di autorizzazioni che devono essere rilasciate per far sì che questa possibilità di tenere in piedi le strutture fino al 31 dicembre 2020 si possa realmente effettuare. Quindi c'è un passo importante. È d'accordo sul fatto che comunque questa legge si aspetta da anni e che la politica, Certo. senza nessuna distinzione di colore, forse se ne è riempita troppo la bocca. Sì, c'è da dire che altre nazioni, per esempio la stessa Spagna, sono riuscite a fare una legislazione che ha ottenuto anche l'approvazione da parte dell'Unione Europea. La stessa cosa bisognerebbe fare in Italia per far sì che si possa stare tranquilli, non solo per i prossimi 15 anni, ma anche per tanti altri anni a venire. Per un motivo molto semplice, perché se c'è la possibilità di poter montare le strutture e tenerle lì, è chiaro che si possono fare investimenti più redditizi, si può pensare naturalmente ad attrezzare meglio gli stabilimenti balneari, naturalmente a farne pure delle strutture abbastanza belle, abbastanza accoglienti, perché se non preadare le nostre coste, questo è un fatto importante proprio per l'immagine della stessa nostra regione. Ma staremo a vedere che cosa farà questa legge. Io mi auguro che si faranno cose positive proprio per il futuro di questi nostri operatori turistici.